Questa nuova ricerca figurativa di Valerio De Filippis parte da una contrapposizione tra forze raffigurate, rappresentate, a figure mitologiche precedentemente presenti, si sostituiscono via via frammenti, fotogrammi, unità composte, scegliendo una disarmonia prestabilita. Piccoli frammenti fotografici vengono rappresentati su grossi tableau di legno grezzo, su cui rimangono evidenti i nodi come pieghe del tempo. A questi tableau presenti vengono lasciate vive delle smarginature che preparano queste campiture spaziali, su cui vengono rappresentati unità fotogrammi, su cui lentamente comincia a spargersi il segno pittorico che, diciamo, fruisce nella sua libertà. Grandi campiture spaziali vengono dissolte le opacità e la brillantezza del colore viene inscenato attraverso immagini revenant che ci appaiono come memorie di un cieco, di un sonnambulo che non si abbandona più a una supina quiescenza, ma una sorta di vigilambulo, potremmo dire un pittore che rimane allo stato di veglia. Su queste cromature rimane il colore puro, le diverse gradazioni di intensità date da una policromia virata, stridente, di giallo, di blu, di rosso, di variazioni impercettibili che vengono piano piano ad estendersi nel grande polittico. A questo precedente tragico teatrale, teatralizzato, c'è un lavoro lento ma di distruzione dell'imitazione, della mimesi, a cui si impone semplicemente il valore estetico, e potremmo dire a una visione che non è più tattile ma diventa aptica, nel senso di colpire esclusivamente l'elemento retinico. Questo percorso la pittura diventa gesto che avvicina e presentifica ricordo e dolore di figura rappresentata. A questa lacerazione d'abbandono, in cui sono ben evidenti le figure di bambini e il dolore della perdita per la scomparsa, c'è quasi una esorcizzazione, possiamo dire, questo ricordo chiuso che non è più silenzio ma diventa immagine parola, che diventa segno, diventa immagine finalmente. A questa ricerca figurativa subentra l'idea della sensazione, che esclude l'idea della serialità, della riproduzione serigrafica, potremmo dire, dell'immagine. E quindi la sensazione che scarta dalla volgarità di cosa? Del già visto inteso come cliché dell'immagine. Possiamo dire che nella ripetizione è il segno pittorico, la libertà del segno pittorico ad introdurre la differenza che si esplica, si presentifica nella variazione dei piani che si susseguono. È qui che il segno si vivifica e si rimette in gioco. Attraverso questa prossimità temporale presentifica l'evento, il vissuto, di fronte al quale il pittore stesso è imporci ascolto e non più ricezione passiva dell'opera. Ecco che a questo punto la pittura, come un raffiorare a fior d'acqua, fa riemergere il fondo della cenere e ciò che resta di quel fuoco, ed è proprio la sensazione a tenere unita i fotogrammi come in una successione filmica carica di suggestioni. È in questo che il pittore cerca, attraverso le figure e attraverso i segni pittorici, una sorta di infanzia dell'arte, in un mondo in cui sembra non più possibile creare immagini perché tutto è diventato immagine, ed ecco che l'intenzione artistica diviene più importante della visualizzazione stessa, ma non nel senso del mancato, di inespresso, ma come idea dell'opera d'arte, dell'opera stessa. In questo senso è l'artista
che nega l'immagine e cerca dei piani sequenza, quasi ricercasse una sorta di profondità di campo in questo fantasma del reale. Possiamo quasi dire che di fronte ai falsari dell'arte, l'artista stesso si differenzi come creatore di verità, di una verità prossima, di una verità che non può essere raggiunta, trovata, riprodotta, ma solo ed esclusivamente creata. Ecco perché un creatore di verità riesce a trasformare, cambiare in questa ricerca della creazione, spingendo alla massima intensità e paradossalmente la potenza stessa del falso. Il mondo della creazione non rievoca più il ricordo d'infanzia. Il ricordo d'infanzia non blocca più la mano, non la inibisce e non si chiude nel triangolo e non crea cortocircuiti edipici. Il segno diventa la ribellione al tempo muto del passato, e ritorna a parlare la lingua dell'infanzia, in una sorta di impresa di salute, di medicazione, di piaga, di ferita, alla lacerazione e al dolore.